riceve lontano dal ferro De Laurentiis. Anna ovviamente si andrà a cercare Logan, però c'è il cambio di marcatura su di lui da parte di Treviso, rossato stavolta senza ritmo, prende una tripla che ci stava poco nell'economia di questa azione. Ido Egbu, Banks per Sorokas che attacca al fondo, poi scarica per Ellis, solissimo va a schiacciare Octavius Ellis, nuovo più 9. Cerca la palla profonda a Logan, però non riesce a farla arrivare a destinazione. Allora Ido Egbu vuole giocare col tempo. 14 le palle perse di Treviso contro le 21 di Scafati. Ultima l'abbiamo vista poc'anzi. Logan col furto va a portare via palla all'attacco. Poi serve Rossato in penetrazione. Due punti di Rossato che sarà quota 17. Scafati ancora lì, a meno 7, arriva al raddoppio, poi scala Anna, recupera la palla, libero da 3 punti, non trova il canestro, sta buttando via delle occasioni, giustamente qua Anna ha tirato da 3 punti per accelerare le operazioni come aveva fatto prima in bro. Qua inseguono ora Banks che riesce a scappare, sembrava guardia ai ladri, e poi un'esultanza che ricordava una delle scene dei film dei Pirati dei Caraibi di Johnny Depp. Intanto palla per De Laurentiis. C'è canestro e time out. Chiamato da Treviso dopo il canestro di De Laurentiis. Ma Banks prima veramente come a guardie ladri. Doveva scappare dagli inseguitori, è riuscito a non farsi prendere, trovando anche 2 punti che valgono i suoi 13 e 14. Rimessa da fondo, ovviamente ci sarà il pressing di Scafati. Arriva la palla recuperata, o meglio la palla persa di Treviso. Pessima la rimessa stavolta dei ragazzi di Marcelo Nicola, però hanno 7 punti da difendere in 33 secondi, assolutamente fattibilissimo. Per Scafati serve un'autentica impresa, un mezzo miracolo. Anna fuori da Logan, ovviamente si va dal professore, vuole tirargli sulla testa ma non ce la fa. Ottima la difesa di Roegbo, fuori per Stone, tripla di Stone, primo ferro, la prende Rossato, fallo su Rossato. Fallo di Zanelli, giro in lunetta per Rossato. Niente di così plateale. Rossato in lunetta, segna il primo, sale a quota 18 punti, vicinissimo al massimo in carriera che è di 20. Può fare 19 con questo secondo libero, ma ora è scesa a 6 punti il vantaggio di Treviso, che scende ulteriormente a quota 6. Comunque una prova di grande cuore da parte di Scafati, che ora tornerà a difendere forte cercando di far perdere palla agli avversari. Commette fallo Rossato, è il quinto personale, finisce la sua partita, una gara da 19 punti con 5 su 7 da 2, 2 su 5 da 3 e 3 su 4 dalla lunetta, fischiato dal pubblico perché ha avuto qualche storia tesa durante il match con Fagian, però una prova ottima per l'esterno di Sacripanti. E ora Ido Egbu con 22 secondi da giocare e 5 punti di margine per i suoi, li fa diventare 6. Sarebbe importante per Treviso mettere 3 possessi di margine, e poi occhio ovviamente a Logan. Eccoli qua inquadrati, Banks e Logan, tra i protagonisti di questa gara e tra i protagonisti della recente storia del campionato italiano. Segna il secondo, time out chiamato da Sacripanti per Scafati, che ora vuole disegnare a chi vuole dare la palla. Ha la possibilità di tirare da 3 punti. Logan riceve lui, prende, fa saltare il difensore, segna da 3 punti, l'avevamo detto. Attenzione a DKL al secolo, David Kyle Logan, che infatti
ci ha fatto vedere, perché ancora 40 anni la spiega in questo campionato. Meno 4 scafati, una partita infinita con un finale strepitoso. Ora andranno forse a fermare nuovamente la palla. Arriva l'aiuto di De Laurentiis che riceve. Anna con un tiro aperto da 3 punti. Segna anche questo. E attenzione, scafati a meno 1. Logan col furto. Anna alza la parabola, sbaglia. Poi va a rimbalzo Imbro col canestro del più 1. Incredibile, a 10 secondi dalla fine è successo di tutto. Scafati ha recuperato un parziale con un finale clamoroso. Poi c'è il fallo della difesa scafatese che manda in lunetta Treviso. Ma cosa abbiamo visto in questi ultimi minuti di gara? 38-25 l'ultimo parziale. Ultimo quarto, 38 punti per una squadra che ne aveva segnati massimo 19 in questa partita. Ido Egbu segna il canestro della parità. Ora poi 3 secondi e 8. O supplementare, o se segni Ido Egbu serve un'altra magia di Logan e compagni. Una partita veramente godibilissima. E spero siate rimasti a vedere su Eleven Sports. Secondo libero per Ido Egbu. Nel silenzio delle palaverde. Segna il secondo Ido Egbu. Ovviamente non ha più timeout sacripanti. C'è cambio. Fuori Ellis, dentro Jan Tunen. 3 secondi e 8, rimessa da fondo. Scappa profondo Logan, la riceve Imbro. L'ex di giornata, Imbro prova la magia da 3 punti, non arriva al canestro, vince Treviso 89-88, ma grandi complimenti per una sfiorata rimonta con un finale senza senso, con 8 punti segnati in fila.